Come fanno quando sono a casa la mattina, lavarsi, pettinarsi, ma perché? Che
che cosa serve tra 4-5 giorni saranno della cenere prodotta dalle fiamme, ma non vale proprio la pena, è già un dono che facciamo loro di portarli lontano. Fumo, ti dovremmo spogliare di tutto quello che avevamo addosso, fumo rasati, e dopo tutto questo fummo immessi in un locale così completamente bagnate, senza che ci fosse stato dato un asciugamano, un pezzo di sapone per lavarsi. Fummo immesso in un grande locale che ancora adesso si vede attraverso dei documentari che ogni tanto vengono trasmessi, e dove fummo obbligati ad aspettare per ore che qualcosa avvenisse. Intanto soffiava dentro un vento gelido, perché c'erano le finestre tutte rotte, e noi così disperate, bagnate, inebetite da tutto quello che era successo, aspettavamo che avvenisse qualche cosa. E infatti entrarono dei prigionieri con delle enormi sacche e contenevano qualche cosa che doveva poi costituire il nostro abbigliamento. C'erano in una sacca dei vestiti, dei vecchi vestiti praticamente quasi inutilizzabili, e in un'altra sacca delle scarpe altrettanto confuse, altrettanto inutilizzabili. E da queste due sacche ci fu dato qualche cosa che doveva costituire il nostro abbigliamento. Qualche cosa che non teneva conto né dei rigori del clima né delle nostre taglie. A casaccio ci fu fornito qualche cosa. A me fu dato un vestitino di cotonina che mi era corto e stretto, e un paio di scarpe combinate da una scarpa d'uomo con la suola rotta e senza stringhe, e l'altra scarpa era un sandalo col tacco alto. E a ognuno fu dato qualche cosa del genere, senza che avessimo il diritto neanche di scambiarci le cose tra di noi, perché a qualcuno fosse stato dato qualche cosa più giusto per la sua taglia. E tutto questo ci fu proibito, non potendo scambiarci più le cose. Dato da fascisti e da tedeschi. Dopo aver caricato mio zio e mio cugino nelle carceri, passarono a casa dalla zia e caricarono la zia e le mie due cugine, e anche loro scomparvero. E di loro non si è saputo più niente, per anni, per moltissimi anni. Noi non abbiamo più saputo, cioè immaginavamo che fine avessero fatto. Di nessuno dei miei cari si è saputo che fine abbia fatto, salvo della piccola Olimpia, la bimba che il 24 marzo del 44 avrebbe compiuto 4 anni. Ebbene, Olimpia Carpi è stata gasata, uccisa con il gas, e il suo corpo bruciato il 4 marzo 1944. Di tutti gli altri non abbiamo saputo niente. Come dico, non è tornato nessun altro. Nessuno di loro e nessuno degli altri 10 nostri parenti che poi successivamente saranno presi e portati ad Auschwitz. Buttavano le armi. Io mi ricordo che mi ha sfiorato proprio, che neanche mi vedeva, il comandante di quell'ultimo campo, di cui io non so il nome, perché io non sapevo mai i nomi di nessuno, ero una ragazzina troppo stupida, però l'ho riconosciuto, era lui, era un uomo terribile, un uomo crudele, un uomo che picchiava le prigioniere, non aveva nessun ritegno verso niente, e lui vicino a me si è messo in borghese, ha buttato la sua pistola ai miei piedi. Io per un attimo ho pensato, ma adesso prendo questa pistola e gli sparo. Finalmente la vendetta, che mi hanno ucciso tutti, che ho perso tutto, ma non mi sento neanche colpevole di fare una cosa di questo genere. Prendo e gli sparo.
ma è stato un attimo. È un attimo che io racconto nelle scuole quando vado a parlare, perché era l'attimo straordinario che dimostrava la differenza tra me e il mio assassino, perché io mai avrei potuto uccidere nessuno per nessun motivo al mondo, perché era un'altra l'etica, quella che avevo imparato io dalla mia famiglia, da mio padre. Era l'etica del rispetto dell'altro, della morale, e la cultura era di vita, non era di morte. E quindi io anche in quel momento sceglievo la vita, non ero come lui che tornasse a casa sua, ma che le sue notti fossero terribili coi fantasmi di quelli che avevo ucciso. E in quel momento fui libera. You don't care a bit.